Dopo Claudio Ranieri, Marcello Lippi, Fabio Capello, Antonio Conte, Cesare Prandelli, Javier Zanetti, Carlo Ancelotti, Luciano Spalletti e Roberto Mancini, il premio Ciravolo celebra un'altra eccellenza del calcio italiano. Nella 10ª edizione del premio organizzato da Maurizio Insardà, che ricorda la memoria del presidentissimo dell'US Catanzaro, Nicola Ciravolo, il riconoscimento è finito nelle mani del campione del mondo Andrea Barzagli, fresco dell'addio al calcio e alla Juventus. Riconoscimenti sono stati consegnati anche alla memoria del compianto Pino Amato e al presidente dell'Ordine dei giornalisti della Calabria, Giuseppe Soluri. Durante la lunga chiacchierata moderata dai giornalisti Italo Cucci e Marica Giannini, Barzagli ha preferito glissare sul sempre più probabile approdo di Sarri in bianconero, ma ha così commentato la scelta del suo ex allenatore Antonio Conte di accettare l'offerta dell'Inter. Sono scelte, purtroppo si possono giudicare o meno, però sono scelte lavorative, chiaramente quando sei in questo mondo devi anche fare certe scelte, però sono scelte personali, lo si può criticare o no, ognuno può avere la sua idea da di fuori, ma se non sei dentro, io da calciatore non posso giudicarla. Parole al miele invece per Gigi Buffon, che ha annunciato il suo addio al Paris Saint-Germain. Devo dire che oltre come calciatore è stato, cioè lui è speciale anche come persona, quindi all'interno di un gruppo, all'interno di una società, secondo me può essere fondamentale. E non lo so cosa voglia fare, perché lui è una persona che è sempre alla ricerca di sfide. Però quando smetterà sono sicuro che troverà un ruolo dove sarà incisivo, perché lui è una persona che è incisiva. Sul suo futuro, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, ancora poche certezze. Adesso dover affrontare magari un nuovo lavoro, penso, nell'ambiente del calcio. Andrò sicuramente a fare il corso di Coverciano, vedrò se mi può interessare o meno, e poi dovrò imparare, dovrò studiare, dovrò imparare dalle persone che sono magari da anni che fanno quel lavoro lì, perché non si nasce imparati e non è detto che dopo 20 anni puoi saper fare bene o il dirigente o l'allenatore. Una proposta, a dire il vero, gliela fa proprio il presidente del Catanzaro, Floriano Noto, nel momento in cui, assieme al sindaco della città, Sergio Abramo, e al figlio del compianto, presidentissimo Ciravolo, Filippo, gli consegna il riconoscimento. Allora, parlavamo prima con il direttore sportivo, date però ad essere un cavallo. Ho parlato a parte il consiglio, vieni a faccia.